Il titolo del mio intervento sarà una domanda. La filosofia trascendentale è una filosofia della relazione? Penso di strutturare il mio intervento in due momenti. Il primo vuole tracciare una brevissima storia della filosofia trascendentale, assumendo come punti di riferimento esemplari il pensiero di Fichte per quanto riguarda la filosofia classica tedesca, il pensiero di Deleuze per quanto riguarda la filosofia contemporanea. Nella seconda parte, invece, vorrei affrontare la questione dal punto di vista teoretico, cercando di dimostrare che, nonostante le apparenze, la filosofia trascendentale non è una filosofia della relazione, per quanto pensi costantemente il problema delle relazioni e consideri la realtà empirica di cui noi abbiamo esperienza intessuta da una molteplicità di relazioni. Il problema della filosofia trascendentale però è di cogliere il principio a partire da cui le relazioni si producono e le condizioni di possibilità che rendono le relazioni suscettibili di essere pensate e conosciute.